ci facciamo anche una foto da postare sulla pagina Musicarte. Ringrazio Giancarlo Ranieri, come sempre, l'angelo dei musicisti, però ti mancano le ali. Grazie Giancarlo. Allora, Giovanna Caponi, pianista. Allora, io voglio presentare Luciana Dorazio, pianista. Anastasia Pergeloro, violinista. Natalia Pergeloro, violinista. Sorelle, giusto via. Benedetta Masciulli, violista. Sì, lo so, però sei l'unico. Stasera ti vedo molto male al camerino, perché poi c'è anche la girapagine che è donna, quindi questa sera proprio. Però mettiti al centro un po'. Poi con questo nome Narciso, cioè, ci manca lo specchio, Narciso si specchiava per abbracciarsi, è caduto e poi è affondato. No, Narciso, quindi il tuo nome è tutto un programma. Violoncellista. Sei contento, Narciso, stasera? Allora, vi prego cortesemente cellulari spenti e basta. Presento il duo pianistico, a più tardi. Allora, Luciana Dorazio e Giovanna Tatoni suoneranno bellissimo Grieg, autore norvegese, giusto? Sì, grazie. Nel danzo, molti conoscono Grieg, non so, sì, persone un po' datate, cioè un po' datate, cioè compresa la sottoscrizione. Vi ricordate l'Odio Sasso? Sì. Non ricordi l'Odio Sasso? Che diceva la pancia un mattino di Grieg. Quella pubblicità assurda che quello si beveva l'olio che c'è, e diceva no, la pancia non c'è più, e c'era la musica di Grieg, no, del mattino, no, te lo ricordi? Perché spesso qua la musica classica non è conosciuta, poi magari abbinata a uno spot, ah sì sì, invece Grieg è un compositore eccezionale, quel concerto di pianoforte orchestra di Villa, sì. La maggiore. È meraviglioso. Danza norvegese, opera 35, 4 tempi. Sì. Ok, perfetto. Luciana Dorazio e Giovanna Tatoni. Thank you.
Thank you.
Thank you.
spalle perché non so come girare. Ci tornate a suonare? Se ci volete. Ma come non ci volete? Un altro applauso per me. Chiamare Renato Ricci che mi devo spostare il piano, io l'ho detto ma forse stanno a dormire, cioè stanno qualcosa. Grazie, eccoli qua, eccoli qua. Allora, dammi lo specchio, dammi, chiedo scusa, per chi non è musicista. Allora, lo spartito a quattro mani funziona in questo modo, che alcuni, una signora di fuori mi ha detto, ma come... No! Praticamente funziona così, che questo è il piano 1, giusto? Sì. Piano, cioè, il basso. Basso cioè, è il piano. Giusto? E questo è piano, no, piano 1 è l'alto e questo è piano 2. Giusto? Sì, sì, perfetto. Naturalmente vista alla parte del basso, suono che è il basso, giusto? E invece piano 1 sono i piani migliori di gioco. Praticamente la sincronizzazione e la perfezione nel tempo per andare insieme è che devono, cioè se tu ti trovi nella battuta 4, lei deve stare nella battuta 4. Giusto? Così si mette. Se sei nella battuta 18, la battuta 18, quindi bisogna fare quante prove? Tantissime prove, quindi non è facilissimo trovare un pianistico, poi Grieg è un autore leggermente bello, ma con una sincronizzazione che non riusciamo neanche più a parlare con le persone, mangiare un messaggio, che ci capiscono fischio per fiasco, quindi veramente siete state bravissime, ma la bravate pure quando eravamo più giovani, sì, ma più ragazzine, un pochettino più ragazzine, ma la musica rende immortali, è vero? Grazie ancora! Allora, il quartetto che ho presentato prima, adesso nomino i musicisti, suonerà due brani belli, tra cui un autore eccezionale che è Anton Dvorak, a volte dico Dvorak, Dvorak, no? Miniatures, opera 75, e poi di Joseph Haydn, il quartetto, opera 76, numero 1. Allora, le sorelle Candeloro, alla viola e Narciso Giovanni. Ah, prima trigo? Non me l'avete scritto, cioè mi mandano i foglietti, questi come mi innamorano. Ogni tanto la zanna perché i foglietti mi mandano. Quindi il trigo femminile, esatto. E quindi lui fa l'uscita come la grande donna, giusto? Buon ascolto. Ah, non ho ringraziato i ragazzi, ragazzo e ragazza della protezione civile anche questa sera, sempre presente. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Talmente emozionato che io a un certo punto stavo volando perché la musica
volte, è quella musica. Hanno fatto un sondaggio fuori il Parlamento. Franco. Allora, hanno chiesto cos'era una viola. Tutti, nessuno ha detto che era uno strumento musicale, quella è la viola, che è più grande del violino. Il violoncello è più grande della viola, cioè la famiglia degli archi, poi c'è il contrabbasso che è ancora più grande. Poi hanno detto, non mi ricordo se c'era la diatomba, hanno detto no, non è un fiore, ma è anche uno strumento musicale. Sì, però forse è un pianoforte dipinto di viola. Cioè. Poi mi ricordo che hanno chiesto, sai quelle cose che rimangono impresse, che l'ignoranza proprio abissata, a parte la scoperta dell'America, nessuno sa, che cos'è una pinacoteca? Okay. Un viale alberato dai vini. In realtà è un museo, no? Me lo ricordo, sì? Perché ogni tanto mandano questi... Poi Beethoven, insomma, conosci Beethoven, hanno risposto un cane. Il cane Beethoven, no? Capito? Quindi tu dai, cioè stiamo a parlare proprio cinese. Ma cioè, io quando che stai studiando? Glass. Ah, Glassex, quello per i denti. Bravissimi, bravi, 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 bravi. Lei quanti anni portate? 5 anni. Cinque anni, sì. La pianista? Lei due. Ah, quindi la metà. Lei 22, lei 20. Voi siete già professoresse, tu già insegni, no? Quindi ci vuole un po' di tempo. Ma la pianista stasera si sente in comune, si sente a casa? No, anzi. Lo so, lo so. Piccolo miss. C'è il diploma che sta, e poi la lavoro. Sì, bravissima. E che cosa ci fate ascoltare? Cosa piccola? Io invito intanto il pubblico. Allora, la violista è stata molto fotografata. Molto fotografata. Tutti siete stati fotografati, ma lei anche tu, insomma. Però molto fotografata, siete veramente tutti belli e bravi, bravi e bravissimi. Allora, sabato prossimo, che è il 21 settembre, che è il solstizio dell'autunno, mi sembra, no? C'è un balletto, ci saranno tanti ballettini, c'è una parte classica, una parte contemporanea e una parte molto contemporanea, proprio molto contemporanea. Ci saranno tantissimi ballettini qui, tutti adulti, con la scuola Coreos, che è abruzzese, molto conosciuta fuori, tra l'altro il direttore artistico sta a Venezia, quindi come spesso succede sono molto più conosciuti fuori che qua, no, è normale. E poi sabato 28 chiuderò la rassegna con il concerto per pianoforte. Vi ringrazio, ancora le due pianiste, Tiziana D'Orazio, pianoforte, e Giovanna Paroni, piano 1 e piano 2. Thank you.